Allora, la prima domanda è questa: noi chiediamo, voi chiedete più Europa politica, più Europa sociale, ma basta questa evocazione per frenare un'Europa che invece continua a essere liberista, monetarista, finanziarizzata? Dettori. Non basta, cioè non penso che basti esclusivamente la mobilitazione legittima, gli scioperi delle organizzazioni sindacali, le proteste dei partiti di sinistra e la mobilitazione anche che nei paesi, negli altri paesi, ma anche in Italia nel mese di ottobre faranno i vari partiti di sinistra. Credo che serva un'alleanza transnazionale fra i paesi, tra i sindacati europei, penso ai partiti della sinistra che pretenda che non siano più le banche, che non sia più l'economia a governare l'Europa e a decidere a Bruxelles quali sono le politiche di ogni paese. Siamo ormai in una situazione in cui l'Europa commissaria i governi, decidono in Europa quale welfare deve essere garantito nei paesi, la Grecia è un esempio, ma noi stiamo dietro l'angolo, purtroppo e anche drammaticamente, la Spagna, Portogallo, l'Inghilterra sta per andare allo sciopero generale. Proprio su questi temi, perché una linea rossa tiene insieme le politiche di una linea nera, scusate, rossa la vorremmo, è nera, tiene insieme le politiche di questi governi, del nostro governo ma anche degli altri, che è la riduzione degli spazi pubblici e la riduzione dei diritti democratici dei cittadini, ma anche dei diritti istituzionali dei cittadini. Un attacco alle pensioni, alla sanità e ai diritti mai vista in nessuna precedente legislazione. In Italia si sta sforando la follia perché davvero ci stiamo spostando verso un antidemocraticismo mai visto. Vendola, tu hai parlato di macelleria sociale. Allora, in questo quadro, quali sono le tue preoccupazioni? Ma io credo che noi dobbiamo essere sinceri. L'Europa si sta squagliando. L'Europa, per come l'abbiamo conosciuta, a partire dalla liberazione dal nazifascismo, come un continente che era diventato una cifra di civiltà per una ragione, perché era il continente nel quale eravamo orgogliosi di aver ospitato la culla della rivoluzione dei Lumi, ma contemporaneamente era il continente in cui la lotta per la democrazia e la libertà avevano prodotto, quelle lotte hanno prodotto un compromesso tra capitalismo e mondo del lavoro che ha fatto dell'Europa il continente del welfare, cioè il continente nel quale l'infanzia e l'educazione, la vecchiaia e la previdenza, la salute per gli ammalati, il lavoro non sono considerati come merci che si comprano nel mercato, ma sono diritti di cittadinanza che danno, se vogliamo dire così, la qualità di questo modello di civiltà. L'Europa si sta squagliando. Quello che sta accadendo è l'equivalente di una guerra. Noi nel prossimo autunno ci renderemo conto di che cosa effettivamente sta avvenendo nella carne viva dei nostri diritti. L'Italia è un paese nel quale i diritti sociali diventeranno sempre più residuali e quelli come me che hanno un mestiere che è quello di mettere in campo politiche pubbliche avranno molte incombenze, ma soprattutto molto tempo libero, perché le incombenze, le competenze, i poteri ce li abbiamo, ma non abbiamo più le risorse per alimentare il circuito della protezione sociale. Lo dico oggi in una giornata brutta, perché mentre il paese brucia, c'è chi si rifugia nel palazzo e trasforma le istituzioni in una cosa nostra. Rossana Lettori, il lavoro pubblico è un bene comune, ma se la passa male, come l'acqua, la salute, l'istruzione. E invece privatizzazione, liberalizzazioni, esternalizzazioni. Vi chiedo, ti chiedo intanto a te, ma che vocabolario abbiamo adottato? Intanto provo a parlare col microfono dalla parte giusta. Ma credo che chi si ricorda, molti di noi ce lo ricordiamo, la Bolkestein, dove le linee guida delle politiche che poi i vari paesi stanno adottando erano già scritte. Chi si ricorda il libro bianco di Sacconi, che è stato l'altro strumento usato in questo paese dove si parlava di diritti residuali,
come noi denunciamo allora, non si sconvolge. Il dramma qual è? È che attraverso l'attacco ai lavoratori pubblici, attraverso l'idea che in questo paese i lavoratori pubblici sono soltanto dei fannulloni che rubano lo stipendio e il proprio salario, l'idea che appunto sono assenteisti storici, la cui malattia è sempre opportunista, tutto quello che ci sentiamo dire da sempre, disegnati come appunto il peso di questo paese, ha funzionato perché ha portato questo paese a pensare che il lavoratore pubblico è la zavorra. E i cittadini soltanto adesso, e come diceva Nicchi, a ottobre si renderanno conto di cosa significa la riduzione degli spazi pubblici in questo paese. Perché l'obiettivo è stato attacchiamo i lavoratori, facciamo diventare non condivisibili da parte dei cittadini i servizi pubblici, quindi i cittadini si disamorano dei servizi pubblici, non li difenderanno e noi passeremo con l'idea delle liberalizzazioni, delle esternalizzazioni, della precarietà. Noi in autunno avremo una carenza di diritti sulla salute, sugli asili nido, sulla viabilità che non avremmo mai sperato di incontrare e di conoscere. I presidenti delle regioni e i sindaci dovranno con noi discutere cose drammatiche, cosa ridurre, cosa accorpare, se garantire l'asilo nido al bambino oppure l'assistenza domiciliare agli anziani. Io penso che da questo punto di vista, e lo dico con molta franchezza, bisogna che anche la politica prenda in mano il lavoro pubblico come un valore di questo paese, perché attraverso la difesa del lavoro pubblico si difendono gli spazi pubblici, si difendono i diritti che in Costituzione sono sanciti, che i nostri padri hanno sancito nella Costituzione. E da questo punto di vista, siccome ti rubo un secondo, io mi candido fra quelli che si auspicano che domani mattina questo governo vada a casa, non un giorno in più. Chiedo però a chi si candida a governare il paese non faccia del lavoro pubblico l'ennesimo luogo dove appunto chiunque può fare cassa, chiunque fa bancomat e nessuno più alla fine difende quei lavoratori che garantiscono i diritti. E penso che nella sinistra, nei partiti della sinistra del nostro paese, questo debba diventare un nocciolo centrale delle politiche. Noi non saremmo indifferenti ai programmi elettorali dei partiti di sinistra a cui guardiamo con interesse. Però, dottore, prendo il tuo appello, lo rivolgo a Vendola e però aggiungo un pizzico di veleno. Quante volte però abbiamo letto bellissimi programmi, libri dei sogni, che siano 100 pagine o siano 300, e poi anche a sinistra si è accettata la regola appunto della privatizzazione, della precarizzazione, eccetera, eccetera. Adesso la funzione pubblica pone una questione centrale, il bene comune del lavoro pubblico. Che risponde Vendola? Ma intanto da qualche parte si è provato a costruire un percorso all'incontrario. Io sono diventato il bersaglio in una fase del ministro Tremonti per questa ragione, perché avevo provato a dimostrare con i fatti che in alcune situazioni le internalizzazioni di ciò che era stato esternalizzato e la stabilizzazione di quel lavoro che era diventato precario non soltanto rappresentavano un vantaggio soggettivo per i lavoratori, ma rappresentavano un vantaggio economico generale. Un lavoratore internalizzato e stabilizzato paradossalmente costa di meno e rende di più, anche perché è evidente che un lavoratore non precario lavora con un altro stato d'animo. Voi vedete quello che è stato in grado di realizzare il ministro Brunetta. No, attenzione, perché lui è stato al centro di un'opera assolutamente cruciale di devastazione dell'idea del pubblico, del lavoro pubblico, delle funzioni burocratiche, facilmente e demagogicamente rappresentate come fenomeni di parassitismo sociale, no? E certo, potete immaginare alla coda di un qualunque ufficio quale possa essere il rapporto di frustrazione che il cittadino vive nei confronti di chi sta dall'altra parte, il cittadino ignorando qual è la frustrazione di quello che sta dall'altra parte,
che nella maggior parte dei casi, con un salario indegno e sovrapponendosi, diciamo, alla latitanza dei pubblici poteri, deve svolgere un lavoro di supplenza incredibile. Vedete, io ho 3.000, io come presidente di regione, ho 3.000 dipendenti della macchina regionale. Già qui vorrei un po' incazzarmi, perché io ho tanti dipendenti quanti sono i dirigenti di altre regioni. Io ho 3.000 dipendenti, la Sicilia avrà 4.000 dirigenti e 30-40.000 dipendenti, non ricordo esattamente il numero, forse incalcolabile, non lo so. E quindi 3.000 dipendenti, nella maggior parte dei casi ho dipendenti che guadagnano 1.200 euro al mese. E io so che il fine anno, per esempio, io posso portare le fatture per la rendicontazione della spesa comunitaria e raggiungere ogni anno gli obiettivi importanti soltanto perché ci sono alcune centinaia di questi lavoratori mal pagati che lavorano di notte e che si portano il lavoro a casa anche a Natale. E allora la burocrazia è nata in Italia come funzione ancillare nei confronti della politica, questo è il dramma storico. L'Italia non ha avuto una rivoluzione borghese come la Francia. La Francia ha inventato l'autonomia della pubblica amministrazione perché ha fatto una bella rivoluzione borghese. Noi abbiamo una borghesia di cui Gramsci ha detto, diciamo, ha sottolineato l'assoluta incapacità di essere una classe generale. E la pubblica amministrazione è nata come il maggiordomo del potere politico, perché questo è accaduto. Allora, invece di offrire ai lavoratori pubblici gli strumenti per formarsi permanentemente, per avere occasioni di crescita dal punto di vista dell'espressione del merito, ma da noi, scusate, voi lo sapete che la regione è nata nel 1970, ma voi lo sapete che i primi concorsi pubblici della regione Puglia li ho banditi io nel 2007. Potete immaginare come si è costruita per chiamate nominative una macchina pubblica, poi non ci si può lamentare, ma oggi il problema dei lavoratori pubblici è: uno, che commettono il reato di tenere legata quella loro condizione soggettiva di lavoratori a una parola proibita, pubblico, perché il compito della destra mondiale è devastare l'idea stessa di pubblico, cancellarla, sradicarla, tutto deve essere privato. E siccome il lavoro è stato l'oscuro oggetto del desiderio del capitalismo finanziario, nel senso che lo voleva togliere dalla scena, tanto si può produrre ricchezza semplicemente giocando in borsa, allora capite bene che il lavoro deve tornare muto, silenzioso, solitario, merce tra le merci. E quindi che volete? Dobbiamo avere tra i piedi il lavoro pubblico. E questa è stata la rivoluzione di Brunetta. Io devo dire che dobbiamo restaurare l'onore della parola rivoluzione o della parola riforme, perché qui ogni volta che fanno schifezze e macelleria usano questi termini inappropriati. Il lavoratore pubblico è ipergarantito, un po', come dire, parassita, assistito. E quindi, diceva adesso anche Vendola, con una campagna devastante che ha denigrato il lavoro pubblico e il lavoratore pubblico, non si è in qualche modo anche messa in discussione la fiducia dei cittadini verso lo Stato, l'attendibilità degli enti locali, l'attendibilità dei ministeri, l'attendibilità di chi garantisce la scuola, marciapiede, ma anche i conti pubblici? Che chi in questo paese garantisce servizi pubblici non sono soltanto i classici lavoratori, dico classici fra virgolette, non è soltanto il dipendente pubblico della sanità, perché a fianco a quel dipendente c'è il dipendente della sanità privata, c'è drammaticamente il dipendente della cooperativa, perché il lavoro pubblico è fatto da diversi soggetti che erogano le stesse prestazioni. Allora io penso che se vogliamo dare il credito, vale anche per gli enti locali, vale per gli asili nido, davvero è un modello che possiamo riportare per i vari settori. Io penso che se noi vogliamo ridare credibilità allo Stato e agli enti locali, oltre a, mi viene una battuta facile, dovremmo mandare a casa questo governo, che con questo governo non siamo non solo credibili in Italia, ma non siamo credibili da nessuna parte, perché ormai l'immagine che diamo
di questo paese, di un presidente che fa ben altro purché svolgere il proprio lavoro istituzionale, che non ci aiuta ovviamente, perché anche questo nel mercato poi ha degli effetti. Ma per ridare credibilità, oltre a dover cambiare gli attuali assetti politici, io penso che dobbiamo coraggiosamente dire agli enti locali, alle regioni, che bisogna, quando si parla di lavoro pubblico, tenere insieme il tutto, dare valore alle istituzioni, in quanto alle regioni e alle autonomie locali, in quanti soggetti che garantiscono istituzionalmente i diritti dei cittadini, perché il compito di un sindaco è dire quali sono i bisogni di salute in quel cittadino, il compito del presidente della regione è entrare democraticamente in rapporto con i sindaci e dire quali sono i bisogni che si garantiscono a tutti, e anche qua dobbiamo avere il coraggio di dire che non tutti i bisogni sono necessari, alcuni bisogni sono indotti, adesso la dico beceramente, ma insomma la chirurgia estetica non è un problema del Servizio Sanitario Nazionale, è un problema del singolo. Noi siamo disposti a fare questo ragionamento, però noi chiediamo alle istituzioni e soprattutto alle regioni e agli enti locali, ma anche, lo ripeto, a chi si candida a governare, spero positivamente, questo paese, che si faccia del lavoro un unico soggetto, del lavoratore un unico soggetto. Io penso che dobbiamo arrivare a decidere che l'infermiere, se lavora in sanità pubblica o in sanità privata o in una cooperativa, percepisca lo stesso salario, perché ci debba essere un contratto di riferimento del welfare in questo paese. Non è più possibile, in questo bisogna richiamare anche le istituzioni e dare valore alle istituzioni, continuare a gestire pezzi del servizio pubblico che sono vicini al cittadino. Quando parliamo di assistenza agli anziani, parliamo di qualcosa che tocca ognuno di noi, che non possono essere dati con le gare d'appalto al massimo ribasso senza tener conto della qualità della prestazione del lavoro che c'è dietro. Lo sappiamo tutti che c'è un lavoratore che percepisce 4 euro l'ora e che si paga la benzina per andare a casa di quell'anziano, di quel cittadino che ha bisogno di cure. Su questo però ci deve essere un patto fra le organizzazioni sindacali, i sindaci, i presidenti delle regioni e il futuro, le future istituzioni, in cui insieme decidiamo che si mette al centro il cittadino, il bisogno dei cittadini, intorno a quello costruiamo i diritti di tutti, e a partire, lo ripeto, dai diritti non soltanto del lavoro, ma dei diritti anche di un lavoro dignitoso, di un lavoro che noi orgogliosamente e quotidianamente svolgiamo in questo paese. E noi vorremmo che la sinistra facesse di questo una sua parola d'ordine. Questo è per noi fondamentale se vogliamo insieme costruire quelle alleanze che portano fuori l'Italia da questo baratro istituzionale, democratico ed economico. La giornata di oggi, perché io sono un po' colpito da quello che è successo oggi, anzi quello è successo 24 ore fa, perché Berlusconi, uscendo dal Quirinale, poi ha detto ai suoi amici, che poi hanno scritto, che va tutto bene, ha detto al Presidente che lui non si dimetterà mai, ha i numeri per andare avanti ancora 2 anni. A me spaventa un po', però chiedo a entrambi: il governo va avanti, l'Italia va indietro, c'è una crisi che è economica, è etica e sociale. Non rischiamo di dare un colpo mortale all'idea di democrazia intesa come partecipazione, come decisione, voto, come sensibilità collettiva? Fra un po' conterà qualcosa anche andare al governo in queste condizioni? Sono un po' forte, però voglio sapere cosa pensate. Ma pausa di riflessione, sì, no? E che chi fa le domande, noi dobbiamo freddare un po' le nostre emozioni e analizzare bene quello che sta accadendo, perché noi dobbiamo spiegarci bene il passaggio che stiamo vivendo. Lo dico, lo ripeto, lo diciamo in tanti, però è come se le parole avessero un peso troppo leggero. È una guerra. Il mondo che vedremo è un mondo che assomiglia a un dopoguerra, con una differenza che normalmente nel dopoguerra c'è una grande speranza. La gente pensa di dover ricostruire. E noi, siccome non avremo avuto la percezione esatta della guerra, ci ritroveremo sommersi dalle macerie.
non è una semplice opera di macelleria sociale che sta facendo il governo Berlusconi, è molto di più, è la fine dello Stato per come lo abbiamo pensato, come funzione pubblica. Vedete, negli stessi giorni in cui si tagliano in maniera spettacolare, per la terza volta consecutiva, le risorse indispensabili per alimentare i diritti sociali dei cittadini, a me tolgono i soldi per il trasporto pubblico locale, per le politiche ambientali, per le politiche per la piccola impresa, per le politiche per l'abbattimento delle barriere, insomma, ai comuni tolgono i soldi per gestire gli asili, non ci saranno più, molte regioni, magari non qui, non ci sarà più la possibilità di offrire a un bimbo disabile gli stessi diritti di un bimbo cosiddetto normodotato. Questo è il passaggio che stiamo vivendo. Con l'idea che progressivamente di queste cose ci si debba occupare attraverso le risorse del 5 per 1000, che sono quelle che devono alimentare la rete delle opere pie. Perché il punto è che stiamo dentro una modernità ottocentesca, in cui il tema è l'assistenza ai bisognosi e non la lotta contro la povertà. Il tema è tornare alla carità e non guadagnare diritti. Attenti, si smonta con l'ultima finanziaria l'idea dello Stato sociale, si approfitta dell'ultima finanziaria per sparare alla nuca della nostra civiltà del lavoro, con quella vergogna infame che è l'articolo 8, che cancella il contratto collettivo nazionale di lavoro. Sì, sì. Mentre con l'articolo 4 si cerca di cancellare il potere delle autonomie locali nella gestione dei servizi pubblici locali, e il ministro Sacconi ha detto che dobbiamo trovare l'escamotage per annullare il significato del referendum che ha bloccato la privatizzazione delle reti acquedottistiche dell'acqua. Allora, come vedete, il disegno è univoco: lo Stato abdica ai propri compiti e li affida tutti al mercato o alla pietà. Che cosa fa allora lo Stato? Qual è il compito che resta allo Stato? Vedete, negli stessi giorni in cui si facevano le finanziarie, il Parlamento varava quella specie di legge che invece di regolamentare il testamento biologico sostanzialmente lo impedisce. Cioè lo Stato si occupa di definire che il feto ha uno statuto giuridico e quindi è già persona. Si occupa di dire quando nasci e quando devi morire, si occupa di decidere con chi devi fare l'amore, si occupa di entrare nella vita privata delle persone e resta un simulacro che assomiglia molto allo Stato etico, cioè l'unica moralità è quella di uno Stato un po' bigotto e occhiuto che entra dentro la vita delle persone, mentre cancella le funzioni pubbliche, il pubblico, i beni comuni, la prevalenza dell'interesse collettivo sull'interesse privato, tutto quello che noi abbiamo guadagnato nel corso del Novecento e che ci ha portato a costruire una società democratica piuttosto che una giungla. Dettori, qual è l'opinione ma anche il ruolo allora del sindacato in questa situazione di guerra, come la chiama Vendola? La prima cosa è appunto è differente appunto una forza come il sindacato, no, in questo scenario. Quindi tanto, il nostro compito è intanto di quello di dire quale manovra possibile è fattibile in questo paese, quindi dire questa manovra è macelleria sociale. Noi abbiamo fatto uno sciopero contro questa manovra, scenderemo in piazza di nuovo come lavoratori pubblici l'8 di ottobre, perché non ci rassegniamo a morire con questa manovra e abbiamo fatto proposte alternative che partono dal meccanismo delle tasse in questo paese: chi più ha più paghi. Non è possibile che un lavoratore pubblico paghi più tasse di un imprenditore in questo paese, non è possibile continuare a dire che il datore di lavoro è uguale al lavoratore e quindi nei diritti
e nelle tasse. Tanto sappiamo che non è così né in un caso né nell'altro, però c'è una teoria sacconiana che ci porta qua a dire che dobbiamo condividere i drammi delle aziende, quindi compartecipare ai drammi delle nostre aziende. Quindi tassare la Chiesa in questo paese, il Vaticano sta dentro a questo paese, non è possibile che il Vaticano non paghi l'ICI sui beni, e in una città come Roma sappiamo quali sono le mega proprietà del Vaticano. Parliamo di alberghi, parliamo di ristoranti, parliamo di turismo, non stiamo parlando delle chiese, no, perché poi sono molto rispettosa, non sono credente in nulla se non in una fede democratica, presso che quindi le religioni vanno rispettate, ma questa è una cosa, altro è dire che noi con le nostre tasse manteniamo un Vaticano che davvero non ha senso. No, perché guardate, questo è il governo che della laicità dello Stato, oltre che della democrazia, sta facendo carta straccia. Questo è un governo che pensa davvero, invece di garantire i diritti e di farmi morire con civiltà, pensa di dettare le regole e mantenermi in vita anche contro la mia volontà, e poi taglia le risorse per garantire chi ci vuole stare in vita. È davvero una cosa che non ha precedenti. Noi abbiamo fatto una controproposta. Pensiamo che ci possono essere strade alternative, che una manovra diversa è possibile farla. Ripetiamo, è necessario fare un'alleanza larga in questo paese, coi movimenti, coi partiti, coi sindacati che ci stanno, e rivendicare più tasse per chi le deve pagare, equità per chi le tasse già le paga, contratti nazionali per i lavoratori, perché se vogliamo riavviare l'economia in questo paese devo garantire il salario ai lavoratori, il salario io lo garantisco col contratto nazionale, pretendere che l'articolo 8 venga stralciato dalla legge, che ormai è legge, ma perché stralcia, fra l'altro, fa carta straccia delle regole contrattuali che democraticamente ci siamo dati e che abbiamo conquistato in questo paese, passo su passo. E soprattutto, perché uno dei temi che spesso ci sfugge a tutte, anche a me, c'è un problema che riguarda un attacco alla cultura delle donne, alla democrazia delle donne, alla libertà femminile in questo paese che non si è mai vista. Sulle donne si decide che devono andare a casa perché se non ti garantisco i servizi, la mia strada è quella del tornare dentro le quattro mura. Stiamo tornando a quello che noi, io, molte di noi, ma molte giovani oggi stanno riportando in piazza, che è la dignità di essere donne in questo paese, non merce, non corpi, ma menti che hanno il diritto di conquistarsi spazi democratici, rappresentanza politica, rappresentanza sindacale, rappresentanza nei diritti del lavoro. E questo deve essere un altro tema che torna al centro delle politiche generali e sindacali, perché qui abbiamo un problema tutti, sta sparendo la politica di genere in questo paese.